sei qui per dire, mi devi dire, il meglio deve ancora venire. Sei qui per dire, il meglio deve ancora venire. A tutto campo il meglio ospite Raffaele Clemente. Ciao Raffa. Ciao Max. Benvenuto nei nostri studi, in questo tutto campo il meglio, il portiere della Manzanese, perché sai, dobbiamo parlare anche di portieri questa sera. Ti è capitato di vedere qualcosa riguardo ai portieri che non che parano ma che fanno gol? Beh sì, ho visto il gol di Stefano Furlan. È una cosa che una volta nella vita capita. Però come dimostrerà questo video, che apre un po' la nostra serata, poi parleremo naturalmente della tua Manzanese, di tutti i temi di questa settimana. Beh, insomma, i portieri che fanno gol non è proprio una novità. Guardiamo il video. C'è chi nasce portiere e passa la vita a negare la gioia del gol, mentre tutti gli altri giocano a calcio proprio per farli. Diversi ma decisivi i portieri e a volte goleador. Un portiere che fa gol? Nel comune immaginare il calcio è difficile accettare questo evento come naturale, ma è sempre meno clamoroso. Nel calcio moderno, in cui rimbalzano immagini da ogni angolo e categoria, nulla è impossibile, anche se desta sempre scalpore, come domenica con lo Zaule, quando il rinvio di Furlan, guidato dal Labora, ha deciso la gara d'eccellenza. Il portiere e il gol realizzato, ossimoro sdoganato soprattutto dai sudamericani, meno accademici tra i pali degli italiani, ma spericolati nei gesti. Il più famoso, Chilavert, che si incaricava dei rigori e delle punizioni, diventando un mito per generazioni. Ma più di 100 gol ha siglato il brasiliano Rogério Ceni. In Europa il tedesco Bat ha siglato più di 20 gol e ben 3 rigori alla Juventus in Champions League. In Italia tocca Rampulla rompere il ghiaccio. Il portiere della Cremonese è il primo in Serie A. A Bergamo il 23 febbraio del 1992 Rampulla sigla un gol di testa che passerà alla storia, aprendo la strada ad altri. I tifosi friulani, ad esempio, ricorderanno il gol di Taibi con la maglia della Regina. Nel nostro Friuli Venezia Giulia, campionato dilettanti, ne contiamo 3 nell'ultimo anno. Tessarin della Torre Annese con una punizione. Poi Grispan nel derby Bannia Fiume Veneto e infine Furlan proprio domenica. Via i guanti per vestire i panni del bomber senza averne l'aspirazione, ma consci anche che nel calcio nulla è impossibile, perché il portiere subisce, ma si rialza sempre e capita che da coyote diventa Willy e fa perfino gol. E sì, il portiere è costretto a subire questi gol un po' come Coyote subiva Willy, ma poi prende e scappa e decide lui le partite. Può succedere nel calcio? Ne abbiamo visto un po' di casi, no Raffa? Sì, beh, capita. Poi in effetti non mi ricordavo quello di Tessarin, ma ultimamente sì. Insomma, in un anno già 3 episodi già sono 3 particolari. Sì, diventa particolari. Più di un caso, insomma, sì. Questo. Ecco, Clemente invece i gol li evita, diciamo... Più, non ti è mai capitato? Non ti è mai capitato? No, per fortuna no, per fortuna no. Non ancora? No, di subirli pensavo, di farlo no. Di subire, e beh, perché poi c'è l'altro lato della medaglia, chi li subisce, insomma, non è facile da sopportare. No, assolutamente no, è uno smacco non da poco, ahimè. Però capita, e succede. Nel calcio, quindi. Raffaele Clemente, ma al di là di questo, no, il portiere naturalmente nell'immaginario comune non viene visto come quello che può risolvere una partita. Naturalmente invece è l'opposto, il contrario, deve non prendere i gol. Possiamo dire che stiamo vedendo sempre più però portieri preparati nelle nostre categorie? Tu che sei uno dei più simbolici, rappresentativi, che livello vedi? Ma diciamo che... Al di là di quello di quelli che hanno subito, che ci sono anche degli errori. Questi, insomma, ci sta, vabbè, ma il calcio, insomma, è fatto di errori, sbaglio in Serie A, ci mancherebbe che non possiamo sbagliare noi in queste, nelle nostre categorie, insomma. Però sì, diciamo che sta uscendo qualche,
qualche nome nuovo, e mi viene da dire anche finalmente, nel senso che insomma in c'è anche, soprattutto, no? Sì, questo da un lato fa piacere, perché insomma comunque vuol dire che c'è gente che lavora dietro. Beh, certo. Questa cosa è... insomma, io ho visto del Giorno della San Vitese, Colin dell'UFM, il giovane del Tricesimo, dove c'è però anche un portiere assolutamente affidato come Cicutti. Però poi ci sono quelli meno giovani, guarda queste immagini che abbiamo in copertura, in Serie D c'è un certo Perechon che continua a fare la differenza, e come a dire che insomma il Tamai ha vinto il derby anche grazie a lui. Non sempre mandarli in panchina per i giovani è un'ottima idea, no? Tu la Serie D magari hai subito questa situazione. Perechon è ancora un portiere da categoria. Beh, insomma, sicuramente Perechon è un portiere molto molto valido, non a caso ha fatto anche categorie superiori, e insomma non è un caso che dia il contributo importante alla causa del Tamai. E il discorso dei fuori quota l'avevamo affrontato anche magari già in un'altra occasione, sempre in trasmissione. È un discorso particolare, io sicuramente ne ho subito le conseguenze quando ero in D, poi ho fatto una scelta anch'io appunto di scendere per evitare, certo, appunto queste cose qua, anche perché sì, non la trovo giustissima come regola, e soprattutto non aiuta secondo me neanche a crescere ragazzi, insomma. Ecco, Tamai intanto ha scelto la strada dell'usato sicuro, Perechon l'abbiamo visto decisivo in un derby, Tamai sacilese in Serie D, per quello che guarda, insomma, Tamai è una delle sorprese, te l'aspettavi? Sì, beh, diciamo, tra virgolette, è un allenatore bravo, molto bravo, come De Agostini, è preparato, e quindi, diciamo, non mi sorprende il fatto che stia facendo un bel campionato, insomma. Portieri che fanno gol, portieri invece che parano come deve essere, fanno anche parate importanti. Non abbiamo ancora quest'anno nel nostro podio, non abbiamo ancora Clemente, delle migliori parate nei fatte, però c'è qualcuno che ti ha superato quest'anno. Vuol dire che insomma, dai, ci sta. Sono anche contento da un lato, insomma, voglio dire... Beh, ogni anno ci sei, quindi parate ne fai. Però adesso ti chiedo il giudizio sulle tre che abbiamo scelto questa settimana. Dai portieri che fanno gol, torniamo ai portieri che parano. Le migliori parate dell'ottava giornata. Vieni un po' più. Ancora Zavagno pazzesco, Clemente al primo posto Buso, però quel rigore non era così semplice da parare, come l'hai visto? No, bene, ha parato bene, ma Nicolas è un abitué anche di parare i rigori, mi sembra, perché insomma è abbastanza, ne para abbastanza. Ti stupisce un po' Zavagno, al di là che c'è l'errore di Vritz, però insomma... ma l'errore sta, cioè, nel senso, sta sempre in mezzo, nel senso che c'è un po' di errore e tanta bravura, ma insomma... di Zavagno io penso che si siano esauriti gli aggettivi, perché cioè, a 50 e rotti anni penso che sia invece incredibile. Poi c'è Colin, che è uno giovane, sta sostituendo un mostro come Contento in eccellenza. UFM, entriamo un po' nel capitolo eccellenza. UFM ha vinto 2-0 con il Gradisca in quest'ultimo turno, le grandi hanno dimostrato di esserci. Vesna, Charlins, UFM, come lo stai vedendo questo campionato dopo 8 giornate? Beh, diciamo che un pochino della classifica rispecchia un po' quelle che erano le forze, quindi Carlino e UFM davanti. Stupisce, ma a questo punto non stupisce più di tanto il Vesna, perché insomma passi le prime 2 o 3 giornate, ma 8 vittorie di fila non è un bluff, non è anzi assolutamente un bluff, bisogna fare i complimenti, e credo che a questo punto siano lì per giocarsi il campionato. Anche se loro parlano di salvezza, ma voi addetti ai lavori credete ancora a questa cosa?
Boh, ma c'è un po' la scaramanzia dietro queste cose, il calcio ci sta, però credo che 8 vittorie di fila non si facciano a caso, vuol dire che una squadra è strutturata in una certa maniera, e quindi penso che possano restare nei piani alti per tutta la stagione. Il ritmo della Manzanese, ospite di questa sera Raffaele Clemente, quindi cerchiamo anche di parlare della sua realtà, naturalmente oltre ai temi e alle situazioni che nascono durante la settimana, e noi approfittiamo di approfondirle durante A Tutto Campo il Meglio ogni giovedì. Manzanese invece, il ritmo è quello giusto? Abbiamo anche qualche parata di Clemente nel nostro archivio. Manzanese, il ritmo è quello giusto. Siamo una squadra molto giovane e pertanto soggetta ad alti e bassi, come era ampiamente prevedibile. Per assurdo abbiamo fatto forse meglio con le squadre un po' più, tra virgolette, forti o quotate, e abbiamo perso qualche punto con qualche squadra da noi, insomma, diciamo come noi, che lotta come noi per la salvezza. Ecco, Raffaele, il derby 2-2, Zucchiatti si sta dimostrando un acquisto importante per voi, insomma, questo ragazzo che ormai la butta dentro. Cristiano, secondo me, doveva solo un attimino sbloccarsi, è successo col Torre, e dopo si è confermato anche a Corno, l'anno scorso ha fatto molto bene, ma ha delle enormi potenzialità. Essendo un ragazzo cresciuto a Manzano, ma che si è affermato, tra virgolette, a Corno, un pochino si vede che la maglia della Manzanese gli, tra virgolette, gli pesava, ma adesso c'è. Speriamo che sia stato, insomma, là. Io credo che avesse solo veramente bisogno di sbloccarsi, anche perché poi per un attaccante di solito il gol è un po', no, come l'aria. Eh beh, certo. Domenica voi troverete, dopo il derby, l'ISM Gradisca, che arriva dalla sconfitta con l'UFM. E quanto conta per voi quella partita lì? Dopo 9 giornate potrebbe essere la gara che comincia a dare dei segnali proprio alla classifica? Beh, sicuramente adesso iniziamo a entrare quasi nel primo terzo della stagione, e sono sfide salvezza, perché insomma fondamentalmente la Manzanese è partita per fare un campionato con una salvezza tranquilla, e ad oggi la classifica dice che la partita di, tra virgolette, di sabato, che si chiama sabato, è una sfida salvezza, pertanto da cercare di vincere, sbagliare. Sicuramente sì. Anche perché dovete cominciare a trovare anche voi un ritmo, immagino, no? Anche se sarebbe... i punti ci sono. Sì, beh, i punti, tra virgolette, non mancano, la classifica non è che sia proprio male, però credo che il campionato è molto lungo, che ci siano, a parte l'Oltre, che sembra un po' in difficoltà, ma che anche questo era un pochino prevedibile, credo che siano tutte partite piuttosto aperte, e quindi bisogna fare punti prima possibile. Eh beh, certo, punti in fretta all'ESM, che arriva alla sconfitta, tra l'altro sancita anche da un grandissimo gol di un ex Fernandez. Ti faccio vedere i migliori gol dell'ottava giornata, i nostri 3 scelti, vediamo. Fernandez, è un gol fantastico! UFM 2 e SM 0. Primo posto per il gol del Piero di Fernandez, d'accordo, Clem? Vabbè, sì, un gran bel gol, il più bello. Sì, anche se quello
del Fagagna non era niente male. Non era neanche male quello, no? Come idea, no. Infatti ha colpito così il Fiume Veneto con questo tiro dalla distanza, insomma. Mentre al primo posto appunto c'è Fernandez con il suo destro a giro. Belle giocate anche in questa ottava di campionato. La scorsa settimana aveva stupito il gol proprio di Zucchiatti col Torre, insomma. Insomma, torniamo al discorso di prima, sì, è stata onestamente una grande giocata. E bene per noi. Bene per sì, voi. Bene per noi che ha chiuso la partita. E contro bene, una diretta. Sì, esatto. Sono gol che insomma anche in queste categorie qua sono comunque difficili da vedere. Assolutamente. Noi torniamo fra poco, continueremo a parlare del Manzanese, ma anche del tema dei temi della settimana, uno su tutti, altri esoneri. A Valle Noncello cambio di mister in prima categoria, ma quello che stupisce di più è il cambio del Real Udinese. Penso che tu sei in eccellenza, ma ti avrà colpito anche te, immagino, questa decisione. Sì, ma ogni tanto si vedono delle cose particolari, però da fuori sì. Non è mai facile giudicare una squadra prima in classifica. E dopo la pubblicità sentiamo Furlano e la motivazione del presidente Barei. A fra poco. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. Zanutta S.P.A. 20 punti vendita. La passione di una famiglia. La professionalità di un'azienda radicata nel territorio. Punto di riferimento nel Triveneto per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Per saperne di più, visita il nostro sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 20 punti vendita. Da Trieste a Belluno, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano. Presenti anche a Udine, Sacile e due punti a Venezia, San Lio e Cannareggio. Zanutta, il nostro mondo è la tua casa. Gruppo Dor 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del gruppo Dor 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del gruppo Dor 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, gruppo Dor 2000. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport. Coppe, trofei, targhe. Ampia scelta e prezzi competitivi oltre alla professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto. Un campo da Serie A è possibile anche nei dilettanti grazie a Green Carpet, che vanta lavori al Friuli di Udine e a Rocco di Trieste. Prendi cura del tuo campo, io ne ho bisogno. Eccoci qua, seconda e ultima parte, Tutto Campo il Meglio con ospite Raffaele Clemente. Uno degli argomenti di questa settimana è proprio l'arrivo di Furlano al Real Udinese, il mister scelto per sostituire Baulini. Un esonero a sorpresa, ci sono esoneri e conferme a sorpresa, perché cambia il Real che primo in classifica, arriva Furlano, invece resta Verri al Brian quando sembrava quasi scontato l'arrivo di Muzzin, invece no, Chiandotto nonostante le ultime prestazioni, le sconfitte, gli 8 punti in classifica, ha scelto di continuare a dare fiducia a Verri. Sorprende un po' in entrambi i casi la decisione, Clemente, vista da fuori, senza entrare in particolare. Beh sì, diciamo che così in maniera un pochino superficiale come commento, perché insomma non conoscendo le
le dinamiche, non è mai semplice dare dei giudizi. Però sì, fa sorridere un pochino, diciamo, l'esonero di un allenatore primo in classifica che non ha ancora mai perso tra coppa e campionato. Esatto. Seppur siamo in prima categoria in promozione, naturalmente esatto, ci sono delle differenze. È chiaro che questo Brian chiaramente era partito probabilmente con degli obiettivi diversi e magari può raggiungerli ancora. Esatto, però cioè, siamo all'ottava di campionato, probabilmente. Secondo me ci sono situazioni, sconfitte, non è sempre detto, si può anche perdere delle partite giocando bene. E quindi Rafa, una cosa però, Brian ha scelto di puntare su Molnes e la cosa non sta andando completamente bene. Tu hai giocato l'ultima parte di stagione con lui l'anno scorso, una seconda parte di stagione. Ecco, ti chiedo, che Molnes avevi trovato e secondo te è ancora in grado di essere quello straripante di qualche stagione fa? Ma io diciamo che sincero, per quello che ho visto io, sì, allora in tutta sincerità pensavo che in promozione riuscisse ancora ad essere quello di Rivignano. E l'ho trovato magari un pochino più in difficoltà in eccellenza sicuramente sì, per la tipologia di gioco che ha lui, nel senso che è un gioco molto fisico. Ma è un giocatore da tre punte, da tridente Molnes? Secondo me no. Secondo me no. Cioè, queste sono un po' le cose che dovrà sistemare Verri. Ci sta anche di dare fiducia, perché forse è un segnale questo del Brian, perché ha deciso di puntare su un allenatore e bisogna anche effettivamente dare tempo. Per quello che ho, per quello che so, nel senso che conosco anche molto bene due ragazzi che giocano lì, Caldato e Tardivo, con cui giocavo a Carlino e che sono anche in rapporti di amicizia. Sì, squadra ce n'è, insomma, per la promozione mi sembra che insomma siano attrezzati abbastanza bene. Pertanto, se vanno avanti così vuol dire che insomma il progetto è nato e non bisogna subito, perché dicono ci sono state anche tante partite bruciarlo, sfortunate, no? Quindi sì, insomma, ma ripeto, da fuori sempre è facile giudicare, però si sbaglia spesso, spesse infatti, volte, quindi credo che perché ogni tanto si guarda solo il risultato, no? Purtroppo sì, e nel senso che noi apriamo il giornale e vediamo chiaro, il Brian ha perso, manderanno a casa l'allenatore. O d'altra parte, visto il Real Udinese esatto, ha vinto, però ma ci sono possibile delle dinamiche, però magari chissà, ci vuol dire, c'è sempre qualcosa che non va. Poi ogni tanto c'è anche l'estro un pochino di qualche presidente magari un po' più che sia il caso pittore di Barre, rispetto okay, a qualcun altro. Intanto sentiamo Furlano che arriva al Real Udinese, lo abbiamo intervistato, l'ex mister di Fagagna, fece molto bene anche a Martignaco, insomma lui dove è andato ha sempre fatto risultati e quindi con questo allenatore Real vuole arrivare a quello che è il loro obiettivo, l'obiettivo del presidente Barre, ovvero vincere, salire ancora di categoria e salire in promozione. Furlano. Mi è piaciuto subito come abbiamo approcciato, abbiamo avuto delle idee in comune abbastanza chiare. L'idea è chiara, la rosa è stata fatta per arrivare a traguardi importanti. Non mi sono posto tante domande, avevo un po' voglia, un po' no. Poi dopodiché siamo entrati in campo ed è ritornato il demone. Prende il posto di uno che non aveva mai perso ed è primo in classifica. Sì, tanta roba, sì. Adesso speriamo di riuscire a fare meglio, si spera, però sicuramente a noi interessa l'obiettivo finale. Cosa significa iniziare con l'Isontina? È un test importante per la squadra, per i giocatori e perché alla fin fine è una squadra che ha qualche punto in meno di noi. L'allenatore è un esordiente, Nicola è un amico, ma sicuramente un campo difficile, dovremmo dimostrare che cambiare è servito soprattutto ai ragazzi per renderli consapevoli che adesso bisogna pedalare. Eh sì, bisogna pedalare nel senso che bisogna continuare a correre, una corsa che si era interrotta con il San Danielese, con la Risanese, paga magari anche questi passaggi a vuoto Baulini, ma che comunque non aveva mai perso ed era primo in classifica. Allora il presidente gliel'abbiamo chiesto com'è possibile, Raffa, al telefono l'abbiamo contattato, lui ce l'ha spiegato. Il presidente Barei. Baulini, primo in classifica, mai sconfitto, eppure? Eppure abbiamo notato e ho notato che da una ventina di giorni a questa parte il mister faceva fatica a gestire un gruppo di giocatori così importanti o tra virgolette chiamiamoli senatori. Questo è uno dei motivi, questo è l'unico motivo. Presidente, chi dice che è una decisione esagerata, cosa risponde? Dico che ognuno deve guardare a casa sua,
Ritengo che solamente chi vive lo spogliatoio del Real Udinese e della società può rendersi conto effettivamente di quello che la squadra necessita. Siccome io sono uno di quelli che non salta un allenamento e non salta una partita, sempre il primo a arrivare e l'ultimo a andare via, credo che nessuno meglio di me possa sapere di cosa ha bisogno questa società. Direi molto chiaro il presidente. Credo. Beh, ci rifacciamo un po' al discorso di prima, giustamente. Possiamo fare una valutazione molto molto marginale e superficiale, tra virgolette, quindi bisogna però è così atto. Difficile per certi allenatori in generale. Quanto può essere difficile avere a che fare con voi senatori? Ma dipende, ci sono, sì, diciamo, anche qui è molto soggettivo, nel senso che ci sono vecchi e vecchi, diciamo, tra virgolette, e spesso credo, adesso essendo appunto passato alla parte dei vecchietti, che tante volte la fa come l'allenatore si pone, nel senso che spesse volte c'è un po' il timore da parte dell'allenatore di rapportarsi o confrontarsi magari con qualche giocatore un po' più esperto. Prendo il caso del Real Udinese, magari giocatori che fino all'anno scorso erano in altre categorie, si rapportano in due o tre categorie sotto e magari si fanno magari timore o veto di rapportarsi con qualche giocatore un po' più esperto. In tanti anni di calcio è mai capitato per te che i senatori, anche i dilettanti, possono far saltare le panchine? Non posso fare il diplomatico perché non è nel mio carattere. Per certo ti posso dire che sicuramente se ci sono degli spogliatoi con dei senatori particolari e vecchi, succede che l'allenatore va a casa, insomma, ma va a casa non per la società. Non ho fatto questa domanda perché sia a caso del Real. No, anche perché appunto bisogna essere all'interno di uno spogliatoio. Certo, in generale. Però sicuramente se uno da solo no, però se c'è un gruppetto di senatori di un certo tipo sicuramente pesa e influisce molto sulle scelte della società. A Mazzano ci sono problemi perché il senatore è in panchina, mi pare di capire. Si chiama Sicuramente, anche perché vecchi ce n'è uno, ed è, ce l'hai qui in trasmissione, il resto sono tutti giovani, quindi mi fanno fuori me, mi sa. Senti, ma come è arrivato Tortolo? Dopo Vir, dopo l'esperienza con la Virtus Cono, è sempre entusiasmo mille. A me è impressionato soprattutto la carica, la determinazione, la voglia che abbia, nonostante insomma sia penso alla millesimo campionato che affronta, è vero. Ma lo spirito e la forza, l'entusiasmo del come fosse il primo giorno di allenamento di una stagione, della prima stagione, quindi è questa cosa, la differenza. Penso che alla lunga penso di sì, tante volte credo da che la lunga è una Tortolo il cambio. Beh, diciamo, sono due tipologie di lavoro diverse, ecco. Un allenatore giovane, emergente, con fame sicuramente anche lui ti di emergere. Ti aspettavi che senza panchina in prima squadra? Non me lo aspettavo, però con il calcio di oggi non mi meraviglia, nel senso che purtroppo il calcio è anche questo. Senti, tante volte. Dove vi porterà allora Tortolo? Semplicemente a salvarvi o qualcosa di più? Io penso che il progetto Tortolo a Manzano non sia circoscritto a questa stagione, credo che sia un po' più ampio raggio. Se non almeno in un triennio, credo un paio d'anni, possano vedersi tutti i suoi frutti, perché comunque abbiamo una squadra molto molto giovane, credo forse insieme all'Oltre una delle più giovani di tutta la categoria. Qual è il giovane quindi che deve ancora esplorare secondo te, se dovessi farmi un nome nella tua manzanese? Da chi? Diciamo che quelli che secondo me adesso tra virgolette stanno facendo fuori quota stanno anche facendo molto bene, tra cui Passon, che era l'Oltre l'anno scorso, e Bergamasco, che era l'UFM. Bergamasco si è fatto subito notare però, no? Sì, beh, ma sono ragazzi del 95, ma sono ragazzi bravi, che rifacendomi al discorso dei fuori quota, probabilmente giocherebbero indipendentemente dall'essere o meno fuori quota, insomma. Ecco, pensare che una piazza come Manzano, che è una piazza storica dei dilettanti, no? Ha un po' ridimensionato le ambizioni, ma con grande serenità, no? L'avevano questo, cioè, e puntano sui giovani. Però, secondo te, potrà tornare appunto col percorso dei giovani in quelle posizioni che Manzano a lottare con i grandi? Ecco. Ti parlavo appunto di progetto, perché io ho parlato quest'estate col presidente ed è una persona molto ambiziosa e quindi la sua idea è quella di riportare, tra virgolette, la manzanese in quartieri un po' più nobili o comunque essere un po' più protagonista per le
per i posti alti della classifica. Però lo vuole fare non magari come gli altri anni dove andava a pescare 10-12 giocatori. Sta cercando di costruire uno zoccolo duro della Manzanese, quindi di proprietà, e poi andare a inserire quei 2, 3 o 4 giocatori di livello, magari piano piano. Per questo dico, credo che quest'anno dovremo salvarci, speriamo, senza tanta fatica e tanti patemi, però è un progetto ad ampio raggio, secondo me. Giocate sabato col Gradisca, noi invece questo è il quadro che vi proponiamo già domenica alle 20, il nostro menù. Furlano parte subito con uno scontro diretto con l'Isontina, appunto, la sfida del Real Udinese per il nuovo allenatore, poi insomma noi parleremo di Serie D, seguendo naturalmente la Sacilese che deve rifarsi dal derby, la sconfitta nel derby Sacilese Mezzocorona, c'è sabato Lumignacco Virtus Corno e poi sfida importante tra Rivignano e Profagagna perché sono tutte e due a 16 punti. San Giorgina Trieste, sfida per quanto riguarda la salvezza in promozione girone B col Trieste che ha lanciato, e poi lo scontro diretto in prima categoria Isontina Real Udinese domenica alle 20, questo è quello che vi proporremo. Vi aspetto per mostrarvi già la domenica sera le prime immagini dei portieri che fanno gol. Chissà se arriverà un altro, chissà se il prossimo sarà Clemente. Di certo lui penserà a parare per la sua Manzanese. Grazie per essere stati con noi. Grazie a te, Massimo. Grazie, Raffaele Clemente. Vi aspetto domenica. Intanto vi faccio rivedere tutti i gol dell'ottava giornata. Ciao. The night is young. Who cares where we go? We're ready for the afterglow. So on, hold the sunlight back. 'Cause we want this night to last. Smoke and lasers, love and rainbows afterglow. We're ready for the afterglow.
down for something hard enough and you just might find it. And there's some around who wanna keep you down, but shawty, don't be blinded. Feeling trapped, thinking that you can't get out of this humdrum scene. Time to turn this thing upside down. Show these people what you really mean.